l'anno della ripartenza del 2023, due anni dove siamo stati chiusi, quindi sono veramente contentissimo, ho sentito i diversi rumor della gente presente, tantissima gente presente in piazza, è piaciuto lo spettacolo, quindi di questo siamo veramente orgogliosi e contenti insieme al Comitato Festa. Si conferma meta turistica che lega le nostre tradizioni, il valore che ha questa giornata per il popolo di Novoli, tutto il Salento, e lega questo momento a tutto il resto d'Italia che viene qui a visitarci. La gente è tantissima, è un grande lavoro da parte di tutte le istituzioni a partire dal sindaco, è un grande lavoro di squadra che ha portato ad un ritorno alla Fogara in grande stile e in grande livello. Siamo contenti per tutto questo. È uno spettacolo veramente incredibile e quindi non possiamo mancare mai. Siamo contenti dopo due anni che non c'è la Fogara. Ci dispiace per chi è lontano. Ci mancava questa festa, soprattutto chi è del paese ed è anche fuori paese, sente più la festa di Sant'Antonio che le festività natalizie. Stare tutti insieme è anche un segno positivo di superamento del brutto periodo che ci devono lasciare alle spalle. Poi mi viene una riflessione, la cultura è benessere e quindi è salute, tutelare queste tradizioni fa star meglio. Quindi un ringraziamento all'amministrazione comunale per questa bellissima organizzazione e questa bella accensione.